Barone Vassallo, 30 maggio 2024. Ieri ho fatto un video che ha riscosso notevole successo. Notevole successo su TikTok, notevole successo su Rumble e un discreto successo su YouTube. Ma cosa diceva quel video? Diceva com'è facile comprare gli italiani. Adesso vi faccio vedere un'ulteriore marchetta venduta. Buona serata, andate a votare. Per carità di Dio, andiamo tutti a votare. Non mi scrivete nei commenti, è contenta di aver votato Meloni, moltissimo signora. E la voterò anche adesso. A voi non piace? Ok. Grazie a Meloni non è passato il DDL Zan, che veramente l'Andrea non stava passando, ma è stata anche bloccata la comunità europea che voleva imbavagliarci tutti. Grazie a Meloni probabilmente riusciamo a dare la spallata al trattato dell'OMS. Certo, sull'immigrazione e sulle guerre purtroppo è il guinzaglio, ma è di sicuro il meno peggio che abbiamo. Non credete alle idiozie. C'è qualcuno che scrive, se pochi andranno a votare usciamo dalla comunità europea, scusate, è un'idiozia. È scritto sull'articolo 50 della Costituzione europea. L'articolo 50 della Costituzione europea spiega come si fa a recedere, uno Stato deve dichiararlo e poi nei 2 anni successivi. Se va a votare l'1% della popolazione, le elezioni sono perfettamente valide, noi non usciamo dalla comunità europea. Quindi andate a votare. È un potere minimo che vi hanno lasciato. Il vostro voto vale molto meno di quanto si dice, ma un pochino di valore ce l'ha. Ed è l'unico potere che avete, quindi chi rinuncia all'unico potere che ha non sta facendo una cosa intelligente. Inoltre ci sono alcune persone che si sono battute con eroismo contro la dittatura pandemica, Berlato nel nord-est, Federica Picchi nel nord-ovest. Entrambi si battono contro il fatto che l'aborto sia considerato un diritto, che addirittura vogliono impedire di aiutare le mamme in difficoltà, come è successo qui in Piemonte. L'ottimo assessore Marrone ha creato un piccolo fondo per aiutare le mamme in difficoltà e gli hanno cavato gli occhi perché offendeva le donne che abortivano. Quindi esiste un peggio e un pochino meglio, quindi noi votiamo per quello un pochino meglio, o se un pochino meglio vi sembra eccessivo, il meno peggio. E andiamo a votare. Guerrieri, buona giornata. Egregia signora De Mari, egregia Silvana De Mari, io ho sempre apprezzato molto il suo modo di porsi, di spiegare quali fossero moltissimi imbrogli cui stavamo andando incontro con certi personaggi. So perfettamente che lei è una donna molto intelligente e nessuno può dire il contrario. La Silvana De Mari è una donna molto intelligente. Però questa volta bisogna realmente dire che io non credo che lei non abbia capito qual è il vero senso delle elezioni europee. In Europa potrebbe andare anche la persona più col pensiero opposto, la persona più sfacciata, la persona più combattiva, la persona più forte che noi conosciamo. Potrebbe andare in Europa a dire: io non voglio, come ha detto lei in questo messaggio, non voglio i matrimoni omosessuali, non voglio che l'Europa metta la bocca nel commercio, nell'economia, nelle fonti energetiche del paese. Ok, lei può trovare la persona che dice tutto questo, ma in Europa non conterà mai nulla. Ed è per questo che è inutile andare a votare. C'è un solo modo per cambiare questa gabbia, questo tumore maligno che è l'Europa.
far capire al Parlamento europeo, con una totale astensione, che non sarà possibile certo, perché come ho aperto il video ci sono molte marchette pagate e alle marchette bisogna far seguito al servizio. Ma se noi non facciamo capire che tutto il sistema Europa non ci sta bene, avverrà quello che è successo con i 5 sterchi. Andranno su, andranno in Europa probabilmente a battere i pugni sul tavolo? No, andranno in Europa a prendere a loro volta le marchette, meglio quantificabili in questo caso con le mazzette, con le regalie. Quindi io, signora De Mari, non credo che lei non sappia come funziona il giochino, non ci credo che lei non sappia com'è facile comprare anche il politico o anche il personaggio, non per forza politico di carriera, perché abbiamo visto che in Italia anche quelli che fino a ieri dicevano no, siamo contro l'Europa, fuori dall'Europa, andremo a far di tutto per rinnegare questo patto che abbiamo fatto, come diceva Sgarbi, diceva affanculo Ciampi, affanculo Prodi, lo ha detto Sgarbi, non lo dico io, eh. Quindi abbiamo visto che non c'è modo, non c'è modo. C'è l'esempio più bello che ho sentito, che è quello: se tu vai in un, faccio l'esempio, in un quartiere di quelli malfamati e tu di colpo dici no, qui deve andare via la mafia, qui deve andare via la camorra, qui deve andare via la corruzione, quelli che fanno? Ti tagliano le gambe. Quindi, chiudendo, stringendo, c'è un solo modo per cambiare quello che non è mai stato fatto fino ad ora, ovvero la totale astensione dal voto, la totale astensione da legittimare qualsiasi individuo che possa ancora portare avanti quella che è la gabbia europea. Mi lasci dire, signora Di Mari, che è stata una tristezza incredibile aver sentito questo suo video, è stata una delusione grandissima, perché c'è qualcosa che non torna in questo discorso, c'è qualcosa che veramente fa riflettere e fa pensare, ma fa riflettere e pensare non in positivo in quello che ha detto. Ragazzi, ci vediamo domani, ciao a tutti.